Guarda, vai divertirti, ragazzi. Sole 24 ore, appena uscito, bello fresco fresco, fresco proprio di giornata. Inter non solo Pinco, pallino, i sauditi in due diligence, sole 24 ore, alla pagina Finanza e Mercati, mercoledì 24 aprile, mi sembra che siamo al 24 aprile, quindi andate sul sole 24 ore, a questa bella paginina qui, non so se si vede, vedi? Sauditi in due diligence, mettetevi d'accordo, Pinco o sauditi, oppure potrebbe essere la stessa cosa. Allora, stamattina voglio leggere un po' i giornali, anch'io ho dovuto fare due video presto perché ho delle call di lavoro, lo posso leggere i giornali anch'io, tanto c'è chi ascolta una messa di 30 minuti tutti i giorni, lo posso leggere un pochino i giornali anch'io o no? Non chiedo soldi a nessuno, lo faccio gratis. Inter, dice il Sole 24 Ore alla pagina Finanza e Mercati, non solo Pinco, i sauditi in due diligence. Te lo ricordi Tony come faceva? I sauditi in due diligence. Ma questi sauditi, madonna che palle, ma alla fine ritornano sempre lì. Ma per qualcuno sono americani, perché sono degli americani travestiti con il turbante accordo di rifinanziamento. Si dovrebbe sapere qualcosa entro due settimane, dice il Sole 24 Ore. Secondo indiscrezioni, Oaktree addirittura è ancora nel mezzo e non si sa cosa sta facendo. E un piano in mossa per il futuro azionario dell'Inter, fresca di scudetto, la prima mossa sembra portata di mano in giro di due settimane, probabilmente la prima settimana di maggio. Il presidente dell'Inter Steven Zang, addirittura c'è chi dice questa Pinco, io penso qualcosina ci possa essere, io penso Zang vada via, attenzione, rimane quello lo scenario, ma c'è addirittura chi dice questa Pinco è un'invenzione per farlo uscire proprio nel migliore dei modi, perché lui era sparito per un anno, appena poi c'è stata la vittoria, come per magia Steven Zang è riapparso, ha fatto tipo Scarface, ha fatto quel video registrato in quella scalinata dove c'erano tutti i titoli riprodotti, si è rifatto rifare tutte le coppe, a Moratti gli esce poi anche che tra l'altro che non può venire in Italia, così Moratti non lo fa con cattiveria, dice ma ha detto che ha dei problemi e che non può venire in Italia, quindi Moratti ti fa capire tutto. Comunque il signor Carlo Festa, Inter, poi magari ne parliamo oggi pomeriggio. Non c'è solo Pinco, ma i sauditi sono in due diligence. Cioè, quando arrivi in due diligence, non è che te fai la due diligence così. Prima della due diligence c'è una fase preliminare, dove ci sono degli incontri, ci sono delle riunioni, poi vai in due diligence. Di solito quando vai in due diligence ci vai perché vuoi andare in acquisizione. Non è che ci vai perché vuoi fare un aperitivo in due diligence. Io te l'ho detto, occhio quella gocciolina dietro la schiena, perché io la vedo quella gocciolina di sudore freddo. È il tuo incubo, il turbante, il tuo incubo. Ciao ragazzi.